Ok, andiamo avanti. Allora, dobbiamo tornare qua. Ma che problema avete? Non sono vostro nemico. Parlerai, Cartman! Novellino, dovrei riuscire a far parlare Cartman! Cosa... cosa dovete farci con quello? State perdendo tempo. Sono il procione. La tortura non funziona contro di me, ricordate? E allora? Devo guardarti mangiare e basta. Avrei una certa fame. Broccoli, sottovalutati come essere un gigante che mangia un albero. Visto? Non mi fa un cazzo. Poi vediamo. Seppia, quella. Io preferisco il salmone. Oh merda, neanche un pelo. Me ne ingoio le scorregge. Vito, gnam gnam gnam. Poi facciamo prima queste. Quell'asparago ti farà puzzare tantissimo la pipì. No, quelle scorregge non mi fanno nulla. Colpiscilo! Beh, allora mi sa che abbiamo finito. Chi si occupa di questo nodo? Oh, che schifo! Oh, non vorrei mangiare quel burrito ricoperto di vomito. Adesso fa veramente schifo. Visto, potresti anche lasciar perdere. Aspettate, ragazzi! Mio Dio! Certo, i gatti! Quali gatti? Ora ricordo, Connor, le scorregge mi hanno fatto tornare la memoria. Vuole rendere i gatti più potenti. Sì, deve essere così. Vuole alterare geneticamente i gatti. Ma cosa? Dottor Mephisto! Sì, dovremmo esserci. Una volta ti consideravo un amico, Novellino. Il mondo è impazzito. Ok, andiamo. Tramata genetica di Mephisto. Facciamo poi lì al laboratorio. Andate ok, qua. Il novellino è qui. Andiamo, novellino. Posso aiutarti? Sì, avevamo prenotato il tour. Il giro notturno, vero? Siamo in anticipo. Purtroppo, per motivi di sicurezza, il tour è solo dalle 10 a mezzanotte. La sicurezza gli fa paura? Varrà l'attesa, amici miei, a stanotte. Merda, ora che facciamo? Dobbiamo aspettare. Nessun altro deve entrare o uscire da questa porta. D'accordo, aspetteremo finché non cala il sole. Ok, e quanto manca? 6 ore circa. Ok, allora tra 6 ore si parte. Porco cazzo. Allora, fa così. Ragazzo, devi ancora comprendere il vero potenziale spazio-temporale del tuo culo. Qualcosa che potrebbe potenziarle, permetterebbe al tempo di passare ancora più velocemente. 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 La vedi quella ventola dell'aria condizionata? Proprio lì, dietro di te, al cancello. A sinistra, non puoi sbagliarti. Se scorreggi nella ventola, l'oscillazione del gas farà da filtro attraverso la ventola d'espansione, mescolando il liquido di raffreddamento nel condensatore. Tore. Non chiederti se ha senso. Scorreggia nel ventilatore e basta. Lo accenderò per te, ora. Ma guarda che roba. Ma vacca troia! Che cazzo è successo? Ah, c'è puzza di carne marcia qua fuori! È notte ora, tutti ai vostri posti! Siamo qui per il tour! Certo, entrate pure! Non è possibile. Ricetta globo di introduzione su. Vediamo un po'. Che risedere. I giovani interessati all'ingegneria genetica, eh? Bene, entrate pure. Oh, ciao.
Ce ne sono altri. Salve, signore. Oh, siete tantissimi. Sì. Bene, quindi a voi bambini interessa l'ingegneria genetica. La genetica ha avuto inizio da una domanda. Una scimmia può avere 4 culi invece di uno? Ma perché? La risposta era sì. E ora siamo riusciti a dare più chiappe a maiali, cavalli, il limite all'immaginazione. Sì, piccolo? E a che serve? Oh, sei cinico, eh? Vieni per la visita guidata e ti faccio vedere. Non fare il timido! O perdiamo il gorilla a 4 chiappe che mangiano. Siediti pure. Hai mai giocato ad Half-Life? Ok, ci siamo. Qui si trova la nostra serra. Ingegneria genetica fa crescere pomodori, cipolle, cetrioli e noci. Frutta e verdura con più chiappe daranno nutrimento alla gente di tutto il mondo. Come può giovarci? Voi bigotti siete tutti uguali. Non crederti Dio, la pagherai. Passiamo al livello superiore. Dai. Le chiappe. La genetica ci dà anche la possibilità. Ma cos'è? Di combinare gli animali. Come scimpanzosini, caneschi, somarattoli e così via. Mettiamoci altre chiappe. Faremo davvero il bene della scienza. Come può beneficiarne la scienza secondo lei? Piccolo, come ti chiami? Super Craig. Super Craig. Se capiamo come fare queste cose sugli animali, potremmo farle sugli uomini. Pensi che avere più chiappe sia impossibile? Ti dico che non lo è. L'ingegneria genetica non è solo per animali a piante. Il nostro obiettivo è aiutare la gente. Ammirate le mutazioni del mio deceduto parvolo. Quasi nessuno si ricorda che avevo un bambino di nome Terrence. Sì, io me lo ricordo. Mi chiedevo dove fosse finito. È morto in un tragico incidente. Dei bambini giocavano con una reliquia appartenente a Barbara Streisand. Cazzo, mi sa che eravamo noi. Stai facendo questo per riportare indietro tuo figlio morto? Riportarlo indietro? Oh, no! Proverò a mettere altre chiappe sul suo cadavere perché riposi in pace. Adesso andiamo al quarto piano. Ma che cosa sei? Non ha senso. Eccoci qui. L'ultimo piano dell'edificio è la fine del nostro giro. Cosa sono? Questi orribili, mostruosi errori della scienza. Un benefattore ci ha chiesto di alterare geneticamente dei ragazzi delle medie, rendendoli più aggressivi. Ok, ok. Perché cazzo fate queste cose? Che intendi dire? Perché fate ragazzi geneticamente modificati? Calmati, Super Craig! Come pensi che paghiamo tutto? C'è chi fa delle donazioni. L'ultimo benefattore voleva dei ragazzi delle medie mutanti per proteggere i gatti modificati. Quali gatti modificati? Da questa parte. Un facoltoso benefattore, Mr. Conner, ha dato dei fondi per far sì che i gatti randagi avessero più chiappe. La nostra azienda può aggiungere chiappe a tariffe davvero competitive. Il problema è che i gatti diventano parecchio aggressivi ottenendo più chiappe. Si sono rivelati abbastanza letali. E allora perché portare dei bambini quassù? Non c'è da preoccuparsi. La struttura ha un complesso sistema di sicurezza. Non si è visto. Questo non era mai successo. Qualcuno ha disattivato il sistema di sicurezza. E quindi? Salve, amici della libertà. Che fai, ciccioni? Avete scoperto il mio piano, amici della libertà? Credete di fermarmi? Oh, qui c'è qualcuno che vorrebbe salutarti, Novellino. Avanti, vai. Ragazzi, sono io, Procione. Ma la pianti? Sentite, non fate accordi con questo stronzo. È un animale. Basta così. Sei stato un vero dito in culo, Novellino. Non avresti mai dovuto rompere le palle a Mitch Conner. Ma dove cazzo sei? Signor Conner, disattivando il sistema di sicurezza, tutti i suoi occupanti moriranno. Cosa? Mi spiace. A volte bisogna compiere dei sacrifici per difendere la città. Addio, amici della libertà. No! Che roba! Ma dai! Oh mamma mia, che casotto. Oggi è l'ultimo giorno della tua vita. Mi piace, ragazzi, mi sa che morire. Oh, grazie a te. Siamo tutti qui. Io
il gatto all'attacco. Ti fanno uscire. No, ho fatto uscire altri gatti. Occhio agli artigli e ai culi. Sono stato infettato. Attacco di cavia mutante. Pure la protezione. È il mio momento. Ci siamo. Non sai con chi hai a che fare. Lo so. Curiosa. Ho premuto quel pulsante tre volte e ha fatto tre cose diverse. Resisti. Sono molto più ottimista sull'apertura della porta stavolta. Ancora. Forse ho liberato altre cavie. Gli amici della libertà vinceranno. Fate largo al misterio. Non avrei dovuto premere quel pulsante. Vita non fosse già fuori controllo. Ottimo lavoro, ma temo che siate in netto svantaggio di chiappe. La natura è più potente di tutti noi. Ok, ho sconfitto i gatti. Mie povere creature, dobbiamo fuggire dal laboratorio. Forse possiamo passare attraverso le esposizioni più grandi. Di qua. Ok, abbiamo preso tutto quello che poteva servire. Nessuna di queste dice sono una porta. Quelli delle medie mutanti sono fuori. Ah no, guarda il bastone. Oh, cavoli! Tranquilli, sul trenino siamo al sicuro. Oh, il trenino è fuori uso. Qualcuno deve andare alla CPU e premere reset. Dov'è la CPU? Giù al terzo piano. Ma perché l'abbiamo messa lì?
Quindi qualcuno deve raggiungere il terzo piano e premere l'interruttore. Io non lo faccio più. Ma chi vuoi che lo faccia? Ma tocca a te. Sì, se ci pensi è tutta colpa tua. Ecco, sempre, lo farò sempre io.